Buongiorno a tutti quanti. Siamo alla seconda domenica dell'Avvento. Ci ricorda questo periodo per ricordarci che Gesù è realmente... Abbiamo acceso la settimana scorsa la candela della speranza e questa settimana abbiamo acceso la candela che rappresenta la fede. Scusate. Cosa significa sperare? Vogliamo partire da una definizione che è quella che lo fa in un famoso vocabolario scolastico. Per chi ha figli a scuola lo deve conoscere, è il devoto. Scusate, è un famoso, insieme con lo Zingarelli, il più famoso vocabolario italiano. La definizione che ne fa il devoto è speranza, attesa, fiduciosa di un evento desiderato perché ritenuto, gradito o vantaggioso. Okay. Per cui, secondo il dizionario devoto, le caratteristiche della speranza sono l'attesa, la fiducia e il desiderio. Non so se avete fatto caso, ma queste tre caratteristiche sono tutte cose che prevedono che cosa? L'attesa. Quando io attendo che faccio? Niente. Niente. Assolutamente niente. Sono azioni, non azioni. Sono azioni, non azioni, dove l'importante è non muoversi. Chi ha speranza, chi spera, attende, secondo il devoto. E per noi credenti è la stessa cosa. Significa stare fermi, attendere. Allora, abbiamo visto che l'Avvento parla di speranza. Valgono le stesse caratteristiche della speranza per il credente? Però sappiamo che per noi la speranza è arrivata, l'attesa è terminata circa 2019 anni fa, anno più anno meno a seconda degli errori del calendario, e ogni anno in questo periodo festeggiamo la fine di quell'attesa. Ma invece cosa significava la speranza per coloro che non avevano ancora vissuto il Natale? Ora già il Salmo 25 dice così, Salmo 25, fammi conoscere le tue vie, o Signore, insegnami il cammino da seguire, guidami con la tua verità, istruisci, se tu sei tu il Dio che mi salva, ogni giorno sei la mia speranza. E poi il Salmo 37, che dice, spera nel Signore e segui la sua via. Vedete, è un aspetto praticamente differente, c'è un orientamento diverso. Nella speranza del devoto si aspettava, nella speranza della Bibbia c'è un cammino. C'è un cammino da fare, c'è una strada da percorrere, su un cammino che Dio ha già stabilito. Allora facciamo un gioco. Incrociamo le due definizioni, quella del devoto e quella della Bibbia. Allora, sopra vedete quella del devoto. Allora, ne esce fuori una frase di questo genere, attesa, fiduciosa di percorrere un cammino desiderato. La stabilità. Vedete come cambia il concetto di speranza per noi. Ora però tutto mi vorresti chiedere, scusa Marco, che c'entra tutta questa cosa del dizionario insieme con la fede, con Natale e il resto? Vorrei leggere assieme a voi un brano famoso di Matteo che parla proprio del primo Natale. Vai a leggere. È da Matteo. Capitolo 2, da versetti da 1 a 7, poi da 9 a 11. Dice così: Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Giudea dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi dissero: in Betlemme di Giudea,
poiché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il tuo popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e, mandandoli a Gerusalemme, disse loro: andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avete trovato fatemelo sapere, affinché io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano visto in Oriente andava davanti a loro, finché giunta al luogo dove era il bambino vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono nella grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi lo adorarono, ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare l'Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. I magi fanno parte del nostro presepe, vero? Chi fa il presepe c'ha i magi, eh? E non sono tre, e non si chiamano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, perché sono quelle, sono tradizioni umane. I magi, che in altri libri sono chiamati anche i uomini sapienti, è una sorta di astronomi, astrologi, perché all'epoca le due cose si incrociavano, e provenivano probabilmente da una scuola di astrologi che era in Siria, ad Aleppo. Aleppo purtroppo è famosa, vero? Quella Aleppo che è stata distrutta durante la guerra era proprio il posto dove c'erano questi astrologi e dove c'era una scuola di astrologia. Ora, al giorno d'oggi Aleppo dista circa 700 km da Gerusalemme. Se voi fate con Google Maps e vedete quanto ci vuole ad arrivare a piedi da Aleppo a Gerusalemme, a piedi, Google Maps ti dice che ci si impiega circa 136 ore. Calcolando di camminare 8 ore al giorno, attualmente con le strade moderne, ci si impiega più o meno 17 giorni per arrivare. Al giorno d'oggi, adesso. All'epoca non c'erano le strade che c'erano adesso, non c'era né il Garmin, né il TomTom, né queste cose tremende che ci guidano a scegliere la strada giusta. Bisognava attraversare più stati, ad ogni stato che attraversavi, non è che lo potevi attraversare così. Dovevi entrare dentro, chiedere l'autorizzazione: posso passare? Ti dicevano sì o no, sì, mi devi pagare questo. E poi bisognava attraversare in sicurezza, perché all'epoca di predoni ce n'erano tanti. Guardate come erano vestiti, erano chiamati anche i re, i facitori di re, i magi, e portavano dei doni preziosi, oro, incenso e mira, per cui dovevano attraversare e stare attenti. Erano tanti, non erano tre. Ora io mi domando: chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare? Perché lo fa? Allora, se tu fossi un astronomo, no? Che cosa fai la notte invece di dormire? Che fai se sei astronomo? Guardi il cielo, no? All'epoca non c'erano i telescopi. Però immaginatevi, mi dai la prossima? Conoscete che cos'è questo? Il grande carro. Il grande carro, brava, il gran carro. E il gran carro, e su in alto a destra che cosa c'è? C'è la stella polare. C'è la stella polare. Questa è una formazione molto famosa. Ma immaginatevi che i magi a un certo punto guardano il gran carro la notte prima, e la notte dopo guardano e fanno una scoperta. C'è un'altra stella. C'è una stella. Molti di noi avrebbero detto: beh, ciccia, chi se ne, sinceramente. I magi, che abbiamo detto sono chiamati uomini sapienti, non erano soltanto astronomi, ma erano anche studiosi, leggevano i libri dell'epoca e di sicuro hanno letto la Torah, che è una parte dell'Antico Testamento, dove c'era questa profezia. Numeri 24:17. Lo vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe, uno scettro si eleva da Israele. I magi non erano ebrei,
e non erano nemmeno credenti, ma stavano aspettando il segno, un segno, come c'era nella profezia. E allora, quando vedono quel segno, ragionano, capiscono, si muovono, cercano in una certa maniera, in un certo senso sperano in quel segno, sperano che il loro ragionamento sia giusto. C'è un astro in Israele messo in quel quadrante là, nella costellazione così così, che rappresenta, non vi faccio tutta la storia perché è lunga, che rappresenta Israele, è nato un re in Israele, andiamo. Questa è la profezia, adesso c'è la stella nuova, ecco il segno, andiamo e troviamo. Dov'è il re di Giudea che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti dal grande. I magi hanno aspettato il momento giusto, quando c'era il segno, hanno cercato, hanno sperato, e lo facevano come? Come un lavoro, cioè che erano un dopo... Un passatempo molto originale, oppure erano obbligati a farlo? No, la stella è giunta al luogo dove era il bambino che si fermò sopra. Quando videro la stella si rallegrarono di una grandissima gioia. La prossima settimana, ve lo anticipo da subito, parleremo della gioia, che è la terza candela che andiamo a accendere. Ma nello stesso tempo che c'erano i magi che cercavano, c'erano altri che cercavano, e non erano certo gioiosi. Versetto 3. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi, i sacerdoti, gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere Cristo. Allora, guardate bene a quello che dice il versetto. Dice che Erode era turbato. Lui aveva tutto il diritto di essere turbato. Erode era un re crapulone, gli faceva mangiare donne, ma non contava assolutamente niente, l'avevano messo là i romani come simbolo, tanto non contava niente. Però era re, comunque era re, c'era una posizione di spicco rispetto a Paolo. Ma Erode, dice il versetto, non era solo che si preoccupava. Chi diceva? Udito questo, di Erode fu turbato. E tutta Gerusalemme con lui. Perché tutta Gerusalemme con lui? Che c'entra? Stava venendo il re. Ora c'è da capire un concetto. Gerusalemme era la capitale. E in Gerusalemme, in pratica, viveva gran parte delle persone, quelle importanti. Le persone ricche, le persone importanti, i nobili, e soprattutto persone, i sacerdoti e i farisei, e i sacerdoti e gli scribi e anche i farisei. I sacerdoti erano quelli del tempio, gli scribi erano quelli che studiavano la parola, i farisei erano un vero e proprio partito politico, che era un partito a fondamento teologico. Era governata dai romani in Gerusalemme, che da buoni politici che cosa avevano fatto? Mica avevano tolto tutto quanto il potere, avevano lasciato qua e là delle posizioni che non contavano assolutamente niente, però li avevano messi in questi posti dove questi erano visibili, potevano disporre della ricchezza del paese e potevano avere potere sui propri signi, non sui romani, ma sugli ebrei, sì. E il fatto che arrivava un nuovo re poteva cambiare le carte in tavola. Non mi conviene mica che c'è un nuovo re, c'è quello che abbiamo, c'è Erode che tanto ci fa fare tutto quello che ci pare. Anche a Gerusalemme c'erano scienziati, non studiosi delle stelle, ma studiosi della Bibbia, e erano i capi, i sacerdoti e i capi e gli scribi. Anche loro cercano e trovano una profezia che legano qui la stella alla punta di Cristo. E alla prossima. Versetti 5 e 6. Egli, essi gli dissero, da Betlemme di Giudea, perché Erode aveva chiesto dove doveva nascere Gesù, in Betlemme di Giudea, perché è stato scritto per mezzo del profeta, e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto minima tra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il popolo. Anche
che i sacerdoti hanno studiato, hanno cercato, ma l'effetto non è grandissimo, cioè, anzi, è proprio l'esatto contrario. I magi hanno fatto un lungo cammino per andare a cercare Gesù, no? E hanno fatto 700 km, abbiamo detto, sono venuti da Aleppo, forse, è un'ipotesi. Gli scribi e i sacerdoti erano a Gerusalemme, Betlemme sono 20 km, ma nemmeno, sono 8 km, è lì sotto, potevano scendere e andare, invece niente, non si spostano, non fanno nemmeno un passo. Ma quella sera c'erano altre persone che stavano lì, nella rossa. Luca, versetti da, Luca 2, versetti da 8 a 12 e poi da 14 a 16 e il 20. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al progregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplende intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Ne parleremo la prossima settimana. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino adagiato nella mangiatoia. E i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Ora, essere pastore in Israele, in Giudea, era cosa normale, era un lavoro comunissimo. E chiaramente chi lo facevano? Lo facevano gli ebrei. E gli ebrei, chiaramente, se eri ebreo non potevi essere non credente. Eri ebreo e credevi in Dio, era il tuo stampo, il tuo marchio. Credevano in Dio e stavano aspettando chi aspettavano gli ebrei? Gesù. Esatto, il Cristo, il Messia, che significa l'unto. Un tempo, per designare i re, si ungevano con l'olio, per cui Messia significa colui che ha prescelto, colui che è stato unto. La traduzione di Messia, che è in ebraico, in greco è Cristo. Cristo, sono la stessa parola. Gli angeli annunciano ai pastori ebrei che Cristo, il Messia, il Re promesso, l'unto, colui che è stato scelto da Dio, è venuto, il Salvatore è arrivato, che non avevano aspettato in vano. Speranza, fede. Cosa fanno i pastori? Non è Beciccia, è un altro re. No, i pastori non fanno come i sacerdoti. I pastori non è che non si levano, dicono: andiamo, guardate, proprio c'è la voglia, andiamo fino a Gerusalemme, vediamo, andare a vedere, andiamo a constatare quello che c'è. E qual è l'effetto dell'andare? Versetto 20. E i pastori tornarono indietro, glorificando Dio per tutto quello che avevano visto e udito. Non so se hai fatto caso, avevamo detto che la speranza per la Bibbia è un cammino con Dio. Questo cammino con Dio, qual è l'esito del cammino con Dio? Con Dio. Tornarono indietro glorificando e lodando Dio. Se tu fai un cammino, se la tua speranza è un cammino con Dio, assieme a Dio, ti porta a glorificare per quello che hai visto e che hai udito. Hanno adorato Gesù. Cosa hanno fatto? Ricordi cosa hanno fatto i magi? I magi, questi erano credenti, questi non erano credenti. I magi, entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, prostratisi, lo adoravano, erano non credenti, hanno adorato Gesù, così come avevano fatto i pastori. Cosa hanno fatto gli scribi e i sacerdoti? Assolutamente niente.
Secondo voi, io faccio una domanda così retorica, chi ha apprezzato di tutte queste categorie di maggi? Chi si è prostrato e ha adorato Gesù? I maggi sono uomini sapienti, sì. Sono scienziati che attraverso lo studio del cielo si erano mossi, avevano cercato, avevano trovato. Può essere, sicuramente, Dio li ha usati, si è servito di loro, e tanto è vero che gli ha mandato pure un sogno, per cui chiaramente erano stati usati da Dio. Però, oggi abbiamo acceso una seconda candela, che è quella della fede. Perché si erano mossi i magi? C'era fede in loro. Che cosa stavano aspettando da me? Avevano realmente capito, perché loro erano venuti ad adorare un re terreno, un nuovo re, ma un re terreno. C'era fede in loro, erano arrivati a Gesù attraverso l'intelligenza. Dio aveva sfruttato la loro intelligenza per rivelare suo figlio, ma loro c'erano arrivati tramite la loro meraviglia, la loro intelligenza. Ma questo non li aveva cambiati, non li aveva fatti credenti, a meno che io mi auguro che siano diventati credenti, però sta di fatto che la Bibbia non ne parla più. Entra in scena, escono, e di loro non se ne sa più nulla. Ma stavo riflettendo, quanti al giorno d'oggi fanno la stessa cosa, credono che Gesù è realmente esistito? Sì, Gesù, certo, Gesù è una persona storica. È realmente figlio di Dio? Ah, sicuramente, certo. Di sicuro, perché per quello che ha fatto è realmente risorto. Sì, la resurrezione è una cosa reale, ma questa rivelazione non fa alcuna differenza nella loro vita. Non cambia, così come non è cambiata la vita dei magi. Sono rimasti con la loro intelligenza, con la constatazione che ci avevano colto, e basta. Allora, forse Dio ha gradito chi aveva capito, studiando la Bibbia, che dove sarebbe nato Gesù. E quelli avevano studiato la Bibbia, avevano capito, li ha graditi. Avevano capito dove sarebbe nato Gesù. Ma non hanno fatto assolutamente niente. Anzi, sono pure preoccupati. Erano arrivati a capire che Gesù era nato attraverso la lettura della parola, attraverso la lettura della Bibbia, tu puoi leggere, capire attraverso la tua parola, ma questo capire non li aveva cambiati affatto, anzi li aveva spaventati a morte, li aveva turbati per quello che sarebbe accaduto, perché loro avevano paura di Gesù, erano credenti, forse, ma che razza di fede era? In che cosa credevano davvero? Ebrei dice così, Ebrei 11. Or la fede è la certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Vedete, speranza e fede sono sempre unite assieme. La speranza senza la fede non vale niente, e la fede senza la speranza non vale niente. La fede vera porta a sperare e a non avere paura. C'è un passo di Romani dove Paolo dove dice che l'amore perfetto scaccia la paura. Sì. Molti al giorno d'oggi sono molto simili a quello che fanno i sacerdoti e gli scribi in questo racconto biblico. Vivono la stessa situazione. Sanno che c'è Dio, sanno che Gesù è venuto, leggono la Bibbia e vivono nel terrore. Sono terrorizzati perché sanno che c'è la punizione. E allora tutti quanti dire no, non c'è l'inferno, non c'è, perché Dio è un Dio buono, no, c'è stato aggiunto, sì, si voleva dire che l'inferno è l'essere senza Dio, la lontananza da Dio, no, c'è la punizione, e questi vivono nella paura del giudizio. Non vivono la loro fede con speranza, ma con paura. Temono il giudizio e la punizione, perché la loro fede è solo la conoscenza di Gesù.
non è l'affidarsi e seguire Gesù. Ma chi è che ha gradito Dio? Che cosa hanno fatto i pastori? Hanno abbandonato il gregge. Si sono mossi, si sono esposti, hanno abbandonato il gregge, hanno lasciato una cosa che era preziosa per loro per una cosa che era più preziosa per loro, per andare a incontrarlo seguendo la speranza della promessa di Dio di dargli un Messia, l'unto di Cristo. Qui non si tratta di intelligenza, non gli aveva guidati mica l'intelligenza, non avevano letto, forse non sapevano nemmeno leggere, questi andavano in sinagoga per farsi la legge della Torah. Eppure la loro conoscenza della Bibbia era piccola, ma la fiducia, la fede che Dio, che se Dio promette qualcosa, quello sapeva, quella era grande. Perché a un certo punto hanno detto, oh, andiamo a vedere quello che ci è stato rivelato, quello che ci hanno detto. Dove sei tu in questo Natale? Dove sei? Cosa stai aspettando? La serie si chiede proprio cosa stai aspettando. Stai aspettando di sapere tutto su Gesù? Sfrutti la tua intelligenza, la scienza, i libri, attenzione, tutte cose degne, per carità. Non scherziamo, sono cose che Dio ci ha dato, la scienza è stata data da Dio. Studi come hanno fatto i magi, ma non sei disposto, non sei disposto a seguirli in questo cammino che è la speranza. E te ne torni ad Aleppo come immagini, oppure stai aspettando il Natale con paura perché sai che c'è un Dio che punisce coloro che non lo seguono, perché sai che la conoscenza di Dio non ti mette a riparo dal giudizio. Il fatto di aver letto dall'inizio alla fine questo libro 500 volte non ti mette al riparo dal fatto che c'è un Dio giusto che giudica se non lo metti in pratica, se leggi e basta e non metti in pratica. Luca dice così, versetto 20: i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto e udito. Gli unici che stavano davvero aspettando, gli unici che avevano davvero sperato erano i più poveri, lo stato sociale meno ambiente, i più semplici, i più umili di tutti. Avevamo visto i magi, uomini sapienti, sacerdoti, scribi, persone di una cultura enorme, l'Accademia della Crusca, l'Accademia del Nobel, quel tipo di enormità, di geni. E invece a chi viene rivelato? Agli umili, ai più semplici. Ti ripeto, cosa stai aspettando a Natale? Sappi che Dio sta cercando anche i poveri, ma sta cercando cuori poveri, ovvero cuori semplici, cuori umili, cuori che vogliono aprirsi, a cui ridarsi e offrire un Salvatore che Cristo è il Signore. Ultimo versetto. Gesù dice così: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Venite a me, voi tutti che siete affannati, affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Se tu hai già trovato, se tu hai cercato Gesù e lo hai trovato, ritorna a lodare e glorificare Dio così come hanno fatto i pastori, per tutto quello che hai visto e che hai udito durante la tua vita. Se non l'ha ancora fatto, se non l'ha ancora trovato, se lo stai cercando, cosa stai aspettando? Cosa stai aspettando? Lui aspetta te questo Natale come sempre. Andiamoci a pregare. Grazie Dio di aver dato un segno chiaro. Grazie che le tue promesse sussistono. Che tu prometti una cosa e quella è, e quella avviene. Tu hai promesso un Salvatore, un Cristo, il Signore, il Messia, l'unto lo hai realmente mandato.
Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio darti il mio cuore umile. Io ti voglio cercare. Voglio incamminarmi con te ogni giorno, voglio fare questo cammino di speranza e di fede assieme a te ogni giorno. Voglio uscire ricordandomi di te, sperando in te, testimoniando di te, avendo fede in te. Signore, aiutami durante questo periodo di Natale a sentire ancora di più quello che è questa fede in te. Accresci la mia fede se non è abbastanza. Falla crescere. Fa che io possa affidarmi completamente a te in tutto quello che io faccio. Tutte queste cose te le chiedo nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.